una messa celebrata nella Chiesa dello Spirito Santo e con la deposizione di una corona d'alloro in Piazza Martiri Dalmati e Giuliani a Pescara, oggi sono state ricordate le vittime delle foibe. Autorità civili e militari, con la deposizione di fiori ai piedi della lapide che si trova in Piazza Italia, hanno reso omaggio anche alla memoria di Norma Cossetto, medaglia d'oro al merito civile, studentessa 23enne seviziata e gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi il 5 ottobre del 1943. Il sindaco Carlo Masci, a nome dei rappresentanti di diversi comuni della provincia di Pescara, ha detto che questo giorno contiene molti giorni dell'oblio e del ricordo della tragedia che gli italiani hanno vissuto e che è diventato, con colpevole ritardo, il giorno del ricordo delle nostre comunità. Non dobbiamo avere paura della verità, ha aggiunto. Fino a qualche anno fa la parola foiba sul vocabolario era solo un inghiottitoio carsico, ma oggi tutti sanno cosa è successo. Non sapremo mai esattamente quante furono le vittime e non avremo mai tutti i nomi delle persone che sono state legate con un filo di ferro e gettate nelle foibe. Masci ha menzionato anche le contestazioni nei confronti degli esuli sbarcati dall'altra sponda dell'Adriatico, 300.000 dei quali sono stati costretti ad andare all'estero. Pescara, invece, è stata accogliente e inclusiva, evidenziato. Ascoltiamo il monito rivolto ai giovani dal presidente dell'amministrazione provinciale e sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Purtroppo si sente ancora di qualche soggetto che vuole negare e detrattare, questo sicuramente non è un qualcosa di positivo. Quello che invece bisogna fare durante queste giornate è ricordare, essere più uniti che mai, appunto affinché queste giornate siano da monito, perché certe situazioni, certi episodi non accadano più. Oggi questa manifestazione vuole intanto essere un segnale importante. Purtroppo il Covid ha dovuto interrompere un percorso che si era iniziato negli anni anche all'interno delle scuole, ma appena la situazione sarà di nuovo normale, faremo in modo tutti i comuni e anche la provincia di veicolare il messaggio.